A voi chiediamo soltanto di essere rispettosi di un bene che è vostro. I tempi sono cambiati, un po' c'è un ammosciamento generale in tutto il paese, qua perdiamo tempo ormai, passano anni. E questa è una zona importantissima ed è un parco forse tra i più belli che abbiamo, quindi era una priorità restituirlo alla città, ai cittadini e soprattutto ai bambini e alle famiglie. Ecco perché insomma sono qui con grande piacere, l'amministrazione sta lavorando per dare di nuovo dignità ad altre parti belle della città, ad altri parchi. Io nello specifico sto lavorando su un piccolo parco giochi dedicato a Trotula nelle zone collinari. Insomma, la sinergia, lavorare insieme aiuta ad essere comunità e l'auspicio è che la comunità percepisca questo come un bene comune e lo tuteli. Quando si inaugurano realtà belle come queste è l'inizio di un percorso che va sempre più in ascesa. C'è stato un piccolo momento di difficoltà iniziale per questa amministrazione, ma adesso siamo di nuovo insomma in un momento di programmazione e di ripresa. Che ha rivalutato il quartiere già negli anni passati, negli ultimi anni c'era stato un degrado e grazie a questo intervento ha ripristinato lo stato, se non addirittura l'ha abbellito ulteriormente. Ma è importante che venga poi mantenuto. È la stessa cosa. Ci fa piacere che possa essere un posto dove tutti possono accedere anziché rimanere una proprietà per se stessi. Noi naturalmente siamo i figli, ma la proprietà era dei nostri genitori e di nostro nonno. Devono mantenere pulizia. Mantenere, perché purtroppo la pulizia non c'è pulizia.